Eccoci, nuovo anno, nuovo progetto. Un progetto che in realtà si tratta della realizzazione del mio più grande sogno, che è quello di fare la Ring Road islandese. Chi ci segue anche su Instagram ha già avuto una piccola anticipazione del fatto che sto cercando delle persone che siano interessate a partire con me. E questo video è pensato proprio per rappresentare quello che sarà l'itinerario di viaggio che ho pensato, quindi chiarire un po' meglio le idee di quelle che saranno le tappe che vorrei toccare e di quanto più o meno potrebbe venire a costare. Mi raccomando, però me lo dovete far sapere entro la fine del mese, Ci saranno 10 giorni ad agosto, che è il periodo in cui le condizioni climatiche sono anche un pochino più favorevoli. I giorni precisi in realtà potremmo anche deciderli un po' tutti insieme con chi verrà, a meno che non diventi un alone the road. Qualcuno di interessato c'è, anzi sono anche abbastanza, però stanno tutti facendo un po' le ultime valutazioni e la possibilità che io parta da solo. Cioè, all'incirca dovrebbero essere una ventina di ore di viaggio in auto, quindi più o meno 2-3 ore di viaggio al giorno. Le uniche spese che avremo la possibilità di dividere sono ovviamente il noleggio dell'auto e la benzina. Quindi secondo me con 200 euro riusciamo a fare il giro completo dell'anello. Il cibo e gli alloggi sono abbastanza cari, il cibo più o meno è come la Svizzera, per avere un termine di paragone una pizza margherita viene sui 17 euro. Non che io vada a mangiare la pizza margherita in Islanda, però meno male i prezzi sono questi. Per quanto riguarda gli alloggi invece, potenzialmente l'idea di fare un paio di notti all'aperto c'è, che sia in tenda, che sia dormendo in auto o completamente allo sbando, diventa anche un qualcosina di più interessante e stimolante e sfidante. Horizon! Le cascate non si raggiungono in auto, quindi ci saranno un sacco di trekking, almeno uno al giorno. Adesso prendo il PC così vediamo tutte le tappe giorno per giorno. Di questi 10 giorni, il primo sarà ovviamente dedicato ad un tour classico turistico della capitale, quindi Reykjavik. Si arriverà più o meno nel pomeriggio, quindi in realtà il tempo per visitare la capitale non sarà tantissimo, ma comunque una piccola tappa ai monumenti principali, agli edifici principali più famosi, la faremo sicuramente. Se siamo venuti in Islanda non è per andare a visitare la capitale, quindi ci sposteremo subito il secondo giorno al di fuori della città ad affrontare i primi approcci con questa terra. Ci avvicineremo quindi alla sua natura infuocata, all'area geotermale di Hraðalir. Attraverseremo poi la città di Selfoss per raggiungere la prima cascata di questa nostra Ring Road, la Seljalandsfoss, che ci permetterà di andare anche dietro al flusso dell'acqua. Andremo a vedere una delle statue più iconiche dell'Islanda, che rappresenta un enorme fratercula, conosciuta maggiormente come Pulcinella di Mare, e andremo a visitare una carcassa di un aereo che potrebbe sembrare quello famoso che vediamo tutti i giorni su Instagram, ma in realtà è un altro. Ma non dovremo aspettare troppo tempo per vedere appunto quello più famoso. Infatti il terzo giorno ci sposteremo sempre più a sud, sarà la giornata dedicata alle tappe più famose e pericolose dell'Islanda. La prima tappa è la Skógafoss, che era la cascata più famosa dell'isola. Proseguiremo sempre verso più sud e incontreremo quindi l'aereo, la carcassa dell'aereo più famosa che tutti ben conosciamo. Scendendo fino al punto più estremo sud dell'isola, ci avvicineremo alla spiaggia di sabbia nera più pericolosa del mondo, dove il mare ogni anno porta con sé persone negli abissi. Il quarto giorno sarà dedicato invece alla natura lavica dell'isola. Ci soffermeremo sui campi di lava di Mossi, particolarmente morbidi e soffici. Proseguiremo passando per la città di questo nome non riesco mai a pronunciarlo, Kirkjubæjarklaustur o qualcosa del genere, dove incontreremo diverse leggende dedicate a delle suore. Proseguiremo fino a raggiungere il Lomagnapur, che è una parete rocciosa più alta dell'isola. Concluderemo raggiungendo la nostra tappa per la notte, la prima tappa notturna all'aperto, all'interno di questi campi infiniti di lava, dove è presente un'altra delle cascate che andremo a vedere, che è la Svartifoss, accerchiata da queste pareti di basalto. Per il quinto giorno, se il quarto era dedicato alla natura lavica dell'isola, proseguiremo nella terra del ghiaccio. Prima però faremo un'escursione abbastanza particolare per raggiungere il promontorio di Ingolsfjordi. Per raggiungere questo promontorio però bisogna attraversare un enorme deserto allagato e per farlo utilizzeremo un trattore. Per concludere questa quinta giornata raggiungeremo appunto quella che è la vera e propria terra del ghiaccio, raggiungendo il lago glaciale di Hjalasarlón, e
raggiungeremo la famosissima Diamond Beach, dove ci sono appunto questi enormi massi di ghiaccio color celeste e turchese adagiati su questa spiaggia nera. Dal sesto giorno in poi andremo a conoscere quella che è un po' l'isola meno battuta dai turisti, perché è quella che presenta meno attrattive. C'è da dire che le particolarità ovviamente non mancano. Tra queste andremo a vedere un villaggio vichingo che in realtà è una riproduzione per realizzare dei film, dove è presente anche una barca in legno in scala 1-1. Proprio lì vicino ci sarà una bellissima sedia rossa affacciata sul niente, fino a raggiungere la cittadina dove passeremo la notte, ad attenderci delle uova, delle grandissime uova di pietra affacciate sull'oceano, e andremo a far visita ad alcuni musei di storia naturale e di minerali. Proseguiamo il settimo giorno raggiungendo velocemente il nord, faremo alcune tappe di interesse, ma quello che mi preme raggiungere è appunto un'altra area geotermale, dove passeremo anche qui una notte all'aperto. Faremo una bellissima doccia in questa area geotermale, andando prima a fare un piccolo trekking al lago vulcanico di Viti. Proseguiremo poi nel nostro ottavo giorno raggiungendo le Godafoss, che sono le cascate degli dei, famosissime in Islanda. Proseguiremo per la capitale del nord, Akureyri, e concluderemo il giro passando prima per la Versailles d'Islanda, la casa di torba più sontuosa, più imponente dell'isola, e andremo poi infine, verso fine giornata, ad incontrare un troll pietrificato che si chiama Viterskur. Penultimo giorno concluderemo l'anello prima di raggiungere le vicinanze di Reykjavik. In questa ultima giornata faremo alcune passeggiate panoramiche, tra cui una su uno dei crateri dell'isola, il Grabrok, con questa passerella che fa il giro completo di questo cratere, e concluderemo passando di fianco ad alcune baleniere, dove conosceremo la leggenda della balena testa rossa, balena che ha dato vita alle cascate più alte d'Islanda. L'ultima giornata faremo una brevissima camminata a ridosso di un canyon, che è il punto in cui le placche nordamericana ed eurasiatica si scontrano e vanno quindi a creare questo grandissimo canyon lungo 5 km, e concluderemo la giornata andando verso l'entroterra e a visitare l'ultimo e unico fenomeno che non abbiamo ancora visitato in Islanda, che è quello dei geyser. Andremo quindi a vedere il geyser Strokkur, che si attiva ogni 10-15 minuti, quindi sicuramente lo vedremo attivarsi. Un ultimo selfie e il viaggio della Ring Road si conclude qui, però l'aurora boreale non l'abbiamo ancora vista, no? Quindi un'occasione in più per tornare in Islanda. Queste sono le informazioni di base per quanto riguarda questo viaggio e questa Ring Road che voglio fare in Islanda 10 giorni questo agosto. Se siete in punto interessati, che volete partire con me, fatemelo sapere entro la fine del mese, il più breve possibile, perché appena vedo che i prezzi dell'aereo e degli alloggi sono abbordabili, io mi muovo subito per accaparrarmi tutto. Quindi questo video si conclude qui. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci su Instagram per avere gli spoiler dei prossimi video, e niente, come sempre ci vediamo la prossima volta. Bella raga!